Allora, Luca, innanzitutto come è stato tornare sul set e soprattutto vestire nuovamente i panni di Andrea Fanti? Beh, è stato molto emozionante perché arrivavamo da questa ondata di affetto da parte del pubblico, delle persone, quindi eravamo molto ansiosi di cominciare. Abbiamo cominciato 8 mesi fa, abbiamo finito l'altro ieri. Siamo un po' stanchi ma molto emozionati perché insomma, giovedì riparte tutto e quindi siamo ansiosi di capire se tutto questo lavoro di questi mesi, incontrerà di nuovo tutto questo affetto. Senti, in questa nuova stagione irrompe anche nella narrazione il Covid. In un'epoca in cui ancora molte persone si confessano Novax, cosa direbbe Andrea Fanti a chi non si vaccina? Non posso scindere, anzi sono obbligato a risponderti come risponderebbe Luca, perché non posso risponderti come risponderebbe Fanti su un argomento così sensibile e così personale. E Luca ti risponde che io rispetto la libertà personale di chiunque. Quindi non riesco a mettermi nei panni di ognuno di noi e della paura, delle paure, dei dubbi che ognuno di noi ha. Fanti è un uomo di scienza, quindi probabilmente si affiderebbe alla scienza, però è molto molto soggettiva come risposta. Senti, considerando che diciamo, è una serie comunque che sta avendo tanto successo e si parla anche già comunque di una terza stagione, tu ti sei posto un limite perché comunque diciamo, il tuo personaggio è anche fortemente diciamo, identificante, prima si parlava in conferenza del teorema di George Clooney, quindi se magari dici, non lo so, oltre la terza stagione non voglio andare, non lo so. Assolutamente no, nel senso che dipenderà dagli stimoli che soprattutto chi scrive la nostra storia troverà per raccontare delle cose che valgano la pena di essere raccontate. Io credo che nella mente di tutti noi la terza stagione sia un arco giusto per continuare a raccontare questa storia. Quello che verrà dopo dipende molto da come andrà, appunto dal nostro seguito, se continuerà a essere così clamoroso. A quel punto se si troveranno delle soluzioni per continuare a renderla interessante. Sono tanti esempi di serie che ho amato e che poi andando troppo in là nel tempo si sono un po' sgonfiate, no? Quindi se riusciamo a mantenere alto il livello di racconto, per me possiamo andare avanti anche 20 anni, non è quello il problema. Però naturalmente succede che dopo un po' bisogna avere il coraggio anche di chiuderle le storie. Senti, un'ultimissima domanda. Dopo la partecipazione anche da Castellan a Da Grande, molti auspicano un tuo, diciamo, ritorno in TV nei panni di conduttore, dopo quella parentesi anche alle Iene Show. Ti Sì. piacerebbe? Io non, nella mia vita non ho mai escluso niente a priori, mi sono sempre lasciato aperta la possibilità di sperimentare, di fare esperienze, di divertirmi, quindi qualora si presentasse la cosa giusta per me in quel momento, non vedo perché Bene, grazie mille, no. Grazie grazie. In bocca al lupo. a te. Grazie, ciao.